Adesso volevo parlarvi di una cosa che mi ha abbastanza sconvolto. Dunque, c'è stata una... Scusate, devo trovare la posizione giusta per me. C'è stata una polemica tra la diva del tubo e YouTube fa cagare sull'argomento la scuola, perché lei ha sostenuto che la scuola non serve a niente, però era una chiara provocazione, cioè... Lei lo sa che in realtà, se una persona, per esempio, decide di prendersi cura degli animali e di studiare, e di diventare veterinario, diciamo, deve per forza studiare la veterinaria, perché altrimenti, voglio dire, quel povero animale che viene operato la prima volta verrà scuoiato e poi non so come può rimetterlo a posto, quindi lei non porterebbe mai, per esempio, il suo gatto da un veterinario che non ha una laurea, credo proprio. Ma questa era una chiara provocazione. Lei voleva soltanto dire che per quello che riguardava lei e la sua esperienza, la scuola non è servita a niente. E su questo punto posso essere d'accordo. È anche vero che se si fosse diplomata poteva fare lo stesso identico lavoro, se si fosse diplomata avrebbe potuto fare lo stesso identico lavoro che sta facendo adesso senza avere alcun problema, credo. Perché tanto, come dice lei, è realizzata, io ci credo, posso crederci tranquillamente. Non credo che abbia dei motivi per cui mentire. Quindi c'è stato questo grosso dibattito, si sono... Insomma, presi a pallate e botta e risposta. E allora volevo un po' parlare. Allora, a parte il fatto che io non vorrei parlare di scuola, ma io non credo di poter vivere senza poter imparare qualcosa, è proprio nella mia indole. Quindi, che mi venga spiegato in una classe, che mi vengano fatte delle lezioni private, che mi vengono fatte delle lezioni per corrispondenza. Voglio dire, io cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo. Per esempio, in realtà, il cieco ho sbagliato il modo con cui l'ho studiato perché avrei avuto bisogno forse di un insegnante e di non dover studiare da sola certe cose perché non avevo un metodo per farlo. Ero un po' diversa da adesso e non avevo ancora capito certe cose specifiche della lingua cieca, per cui ho sbagliato, ho perso un sacco di tempo, forse solo adesso inizio a capire certe cose e ne sto dimenticando tante altre perché non posso più usarlo tutti i giorni. Comunque, cioè, la scuola non serve a niente, questo è il punto. Dunque, adesso se non si prende un diploma non si può fare quasi niente. È vero che lei è riuscita a costruirsi la sua attività, ma comunque volevo dire che qua, per esempio in Germania, la legge mi sembra è anche un po' più diversa per certo senso e vorrei anche dire un pochettino più dura, nel senso che tutti devono studiare almeno fino ai 18 anni, credo, quindi praticamente un diploma se lo prendi... è proprio difficile passare il messaggio che voglio dirvi, cioè praticamente puoi anche non prenderlo un diploma, questo non lo so, però comunque devi studiare fino ai 18 anni, per cui voglio dire arrivi a fare la maturità in un modo o nell'altro, che tu faccia la maturità al liceo, che tu faccia un Ausbildung, comunque ti portano a studiare fino ai 18 anni, quindi lei avrebbe dovuto studiare almeno 2 anni in più. E poi sì, poteva decidere. Ovviamente qui in Germania è ancora peggio perché se non hai un certificato è molto difficile anche aprire una cosa in proprio. È una società diversa comunque. In Italia forse si può un po' di più, poi lei forse non ha studiato, ma erano anche altri anni. Detto questo, la domanda è se la scuola non serve a niente. Beh, la scuola mi ha dato tantissime delusioni quando l'ho finita e non ho assolutamente ottenuto quello che speravo. Anzi, devo dire che
Dopo tutto questo mi trovo, dopo tutto quello che ho studiato, mi trovo anche i dementi che mi vengono a insultare, no? Se faccio un errore. E, perché improvvisamente l'italiano dobbiamo saperlo tutti benissimo e dobbiamo sapere anche di Carlo Magno, tra l'altro, no? Questa è una storia molto lunga. E, poi però nessuno ha mai provato a fare il mio percorso perché comunque diciamo che ho avuto dei casini inimmaginabili. Con tanto di fidanzati dementi o pretendenti dementi, non voglio neanche chiamarli fidanzati, che si facevano un sacco di seghe mentali perché ero più studiata, come si dice da noi in Piemonte, di loro, criticando gli ingegneri, eccetera, eccetera. E poi c'è anche della gente che invidia noi ingegneri, che è una cosa che non capirò mai, perché comunque siamo sempre sottopagati, siamo trattati di merda. E comunque ho avuto un sacco di avventure e a questo proposito penso che farò tra qualche tempo un video di deliri femminili per così parlare di alcune cose che mi sono successe, mi hanno fatto anche tanto ridere. Detto questo, io ancora spero che quello che ho studiato mi servirà. È una mia speranza, ma non ci conto più di tanto. Comunque è una mia esigenza interiore imparare le cose. Cioè, mi sembra di non vivere, ecco, se non imparo qualcosa. La cosa più brutta che ho avuto nella vita era un fidanzato che mi aveva detto: tu devi dimenticarti la lingua ceca, devi smettere di studiare, tu devi solo lavorare. E addirittura se mi vedeva leggere un libro cercava di interrompermi, di farmi fare i lavori domestici che io detesto dal più profondo del cuore. Non odio cucinare, non voglio cucinare neanche morta e amo vivere in modo libero. Ecco, queste sono le mie priorità. Tutto il resto a me non interessa. E comunque sia, la diva del tubo ha parlato di se stessa, cosa che non è stata capita in quel video perché si reagisce sempre molto di pancia, mi sembra, senza pensare. E peraltro ha detto che lei ha dovuto imparare diverse cose, ovviamente avrà studiato cose che le interessano di più, che le interessano per il lavoro, no? E, scusate i piedi, ma ho l'abitudine di sdraiarmi nel letto e far andare i piedi come i bambini. Comunque, non lo so, ha detto che la scuola educa alla mediocrità. Diciamo che secondo me non dovrebbero essere passati certi messaggi, tipo un giorno tu ti pentirai di non aver studiato la geografia o di non aver studiato queste cose. Probabilmente la persona in questione se ne sarà dimenticata da lungo tempo di non aver studiato geografia, eccetera. Quindi è una cosa che non serve a niente. Oppure un giorno mi ringrazierai. Eh sì, ti ringrazierò, cazzo. Quando ho finito di studiare sono crollate le borse di tutto il mondo. Trovare lavoro era diventato una bella merda. Altro che ringraziarti. Ti smadonna ancora di più perché mi hai fatto faticare come una pazza per finire. E poi, comunque, sono rimasta così col cerino in mano come un coglione, proprio così, no? E non ho ottenuto niente. Altro che ringraziarti, a rimortacci tua. E mi dispiace che il mio dialetto faccia schifo perché sono troppo del nord. Comunque, un bacio a tutti. Speriamo che quello che ho fatto serva a qualcosa. Ne dubito. Ciao ciao.